Prima di iniziare questo video volevo ringraziare Aloshin per avermi, diciamo, fatto questa fantastica grafica del canale. Lo ringrazio veramente tanto, è fantastica, proprio in sintonia col video che sto per farvi vedere. Quindi io spero vi piaccia sia la grafica che questo video. Il suo canale è in descrizione. Bella. Ciao ragazzi, sono Randellone. Come potete vedere siamo sulla beta di Destiny 2 e è fantastico finalmente metterci le mani, perché Destiny 2 è un gioco che aspetto veramente moltissimo, come avrete visto dal mio video delle top 5 giochi più attesi 2017. Non vedo l'ora che esca. Ora questa qui è la closed beta, appunto solo chi preordina il gioco può averla. Io direi di fare una partitina al crogiolo nella nuova modalità, appunto, detonazione. Direi di provarla con mappa centro città, sembra carina, vediamo. Ho appena fatto sia l'assalto che la missione iniziale, è veramente bello, davvero fantastico. Quindi direi di provare il crogiolo. Che figata! Quanti colori! Più o meno è come Destiny 1, cambiano solo un po' le animazioni. Le navicelle sono completamente diverse. Cioè non del tutto, ma su Destiny 1 erano tutte uguali. Ora per fortuna un po' cambiate. Detonazione! Sono questa puttana, sono un cacciatore ovviamente. Abbiamo una mitraglietta, un cannone portatile esotico e un lanciagranate, come potete vedere da qui. Ok. Devo prima capire che cazzo bisogna fare. Ok. Porca. L'ho ucciso. Sì, l'ho ucciso. Un minuto rimasto. Ma come un minuto rimasto? Ah, forse era già iniziata, probabile. O forse no. Non ci sto capendo un cazzo. Ma non mi rianima, no? Il nemico ha azionato una carica. Disinnescala. Ah, è tipo cerca e distruggi. Demolizione tipo, su COD. Deve essere qualcosa del genere. Ho capito. Ho capito ora. Sei in attacco. Aziona la carica o distruggi la squadra nemica. Ho capito. E non era iniziata quindi la partita. Ho capito, ho capito. Io direi di andare qui a sinistra. Però non so la mitraglietta quanto possa convenire. Sì, non è morto. Mi ha sparato 3000 colpi in testa. Boh. Aspetta. Pigliamo il fucile automatico. Sì, direi di sì. Piglierei anche questo. Il cecchino. Così non ci esponiamo a troppi pericoli. Ok, tipo un 4 contro 4. Ho capito, ho capito. Però io la mia sporca uccisione l'ho fatta. Probabilmente non si vincerà, ragazzi, ma non credo sia questo il nostro problema ora. L'importante è osservare la mappa. Che figata. Che è un figlio di puttana. Sì? Ma sì, no, non muoiono. Che cazzo di armi hanno, ragazzi?
L'ha presa per il culo. Mi sparo anche prima. Io non lo so. Ah, quelle sono le munizioni pesanti, mi sa, quelle viola. Adesso sono attaccati al muro, quindi. Tutti gli alleati abbattuti. Ora proviamo a non ammazzare nemici, ma a sopravvivere. Più che altro, tipo a... Abbiamo perso. Tipo a mettere la bomba o difendila, proviamo. Aziona le cariche e proteggile con la tua vita. Ok, bisogna azionarle. Io direi di andare subito qua a sinistra senza perdere troppo tempo, come prima. Però che figata, ragazzi, siamo nella torre, quella, cioè nella città. Quella si vedeva sempre dalla torre. Minchia, figa di puttana. Ho una cazzo di bomba dietro, vero? Vabbè, vaffanculo. Mi tira una bomba, mi insegue per tutta la mappa. Ma che cazzo è? Figlio di puttana, ecco. Non potete lottare se sì, è impossibile. Rialzatevi! Io siamo tutti calciatori nella mia squadra. Loro sono tutti titani. No, forse... No, non è un titano, credo. Credo sia uno stregone. Vabbè. I ragazzi sono in stato di shock. Mi sa che questa è l'arma più forte. Mi conviene usare questa. Porca puttana, ragazzi. Sì, ma non muoiono tanto, ragazzi. Non muoiono. Forse dovevo iniziare prima con una partita a controllo o qualcosa del genere, perché iniziare la cerca a distruggi non mi sembra una grande idea. Punto decisivo, nemico. Dai, ultima. Speriamo di perdere velocemente. Perché io mi sarebbe divertito. Ne ho ucciso uno. Porca... No. Porca tra... Però uno l'ho ucciso e sono contento. Anche tanto. Sì, siamo morti. Ok, io direi che... Detonazione mette alla prova la tua pazienza. Puoi farcela. Ok, il simbolo dell'Albania. Ok, direi che possa bastare qui. Mi devo allenare di più prima di proseguire con questa modalità. Direi che comunque, cioè, il PvE per me, io l'ho provato, è fantastico. PvP lo devo, mi ci devo allenare ancora un po', perché è da una vita, gioco a Destiny. Quindi credo che sia più o meno uguale a Destiny. Alla fine quello che cambia è poco. Nemmeno ho provato la supercaricata, porca puttana. Vabbè, comunque col tempo ci piglieremo tutti la mano. Ora anche voi, se proverete questo gioco, è normale, le prime partite potrete fare schifo come me. Forse, o solo... O forse sono solo io, dipende. Ok, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, questa modalità, questa beta vi sia piaciuta. Io vi ho fatto vedere l'unica modalità che non era presente in Destiny 1, quindi spero vi sia piaciuta. In tal caso commentate e iscrivetevi, e noi ci si rivede al prossimo video. Ciao!